Buffon, 6. Nel primo tempo è provvidenziale in uscita. Sulla punizione di Beckman parte anche in anticipo, ma non riesce a levare dal 7 quella parabola perfetta. Lucio, 6. Discreto rientro, limita le sue incursioni palla al piede. Bonucci, 6. Traballa un po' nel primo tempo, ma poi si riprende. Chiellini, 5. Letale l'ingenuità, fallo no, è stato troppo irruente, con cui regala quella punizione dal limite e che inevitabilmente sporca una prestazione al solito Gagliarda. Isla, 5 più. Raddrizza parzialmente la sua partita col bel cross del pareggio. Prima non solo sbaglia troppo, ma denota una certa timidezza che ad Udine non gli si riconosceva. Vidal, 5. Cresce un po' nel finale, ma è comunque il fratello scarso del guerriero che abbiamo imparato ad amare alla Juve. Pirlo, 6 meno. I lanci illuminanti non mancano, ma non riesce ad imprimere alla squadra quel cambio di marcia che tanto le sarebbe servito. Marchisio, 6. Cuore e polmoni. Non molla mai, ma la buona stella che l'anno scorso lo illuminava in zona gol sembra essersi affievolita. De Ceglie, 6 più. A differenza di Isla, lui è molto intraprendente e mette in mezzo parecchi palloni invitanti. Lavoro che purtroppo non viene valorizzato dai compagni. Giovinco, 5. Dal punto di vista estetico, la sua è stata una prestazione molto buona. Ne verrebbe fuori un bel video di skills. Peccato che mai come stasera servisse segnare. Le occasioni migliori capitano tutte sui suoi piedi e la sua testa, ma le spreca tutte, anche a causa della serata di grazia di Hansen. E meno male che era tifoso juventino, fosse stato interista avrebbe anche fatto un gol. Scherzi a parte, complimenti al portiere danese, nettamente il migliore in campo. Matri, 5,5. Dialoga bene con Giovinco, ma latita terribilmente in zona gol, e questo per una punta non è propriamente un dettaglio. Vucinic, 7. Segna il gol che ci tiene a galla, basta e avanza. Bendtner, 5,5. Ha una buona occasione di testa, ma la fallisce. Giaccherini senza voto. Conte e Alessio, 5. È ormai un dato di fatto che la squadra in Champions si trasforma in negativo. Come se perdesse quella fiducia in se stessa che in campionato le permette di portare quasi sempre 3 punti a casa. Questo, ancor più del top player, mancante in attacco e il nostro tallone d'Achille in Europa. Oltre a ciò vanno di nuovo segnalate le pecche del 3-5-2 in questo genere di partite che andrebbero vinte a tutti i costi. E Vidal non meriterebbe una sosta ai box.